Amici sportivi, lettori di CalcioNapoli1926.it, buongiorno, bentrovati alle nostre flash news, le notizie più importanti della giornata. Settimana difficile quella che sta per volgere al termine per il Napoli, che sta studiando la sentenza emessa dalla Corte d'Appello della Federazione Italiana Gioco Calcio che, come ricordiamo, ha accusato il Napoli di illecito sportivo nel non essersi presentato a Torino il 4 ottobre 2020. Gli uomini di De Laurentiis sono al lavoro, il capo proprio De Laurentiis sta pensando di affiancare un nuovo legale esperto di giustizia amministrativa accanto a Mattia Grassani per studiare ancora meglio il procedimento che poi porterà probabilmente al ricorso al TAR, al Tribunale Amministrativo Regionale, che potrà ribaltare il risultato, quindi spostandosi sulla giustizia ordinaria. Prima però ci sarà il ricorso al CONI, che potrà avere luogo solo al termine dell'inchiesta della Procura federale. Tre sono le opzioni per quanto riguarda la Procura: l'archiviazione del caso, cosa anche abbastanza probabile, il deferimento del Napoli, che appunto potrebbe essere accusato doppiamente, quindi multato per l'illecito, quindi per la slealtà sportiva, oppure un patteggiamento che ridurrebbe almeno la sanzione al 50%. Queste le tre opzioni che potrebbero essere utilizzate dalla Procura federale. Poi c'è la questione nazionale. Noi sappiamo che in questo periodo, in questi giorni, i giocatori del Napoli sono in giro per il mondo a giocare con le proprie compagini partite importanti per la qualificazione europea, per la Nations League. Ieri proprio Elif Elmas si è qualificato con la sua Macedonia con il gol di Pandev allo scadere, ed ecco il Napoli molto preoccupato proprio per la gestione dei protocolli delle singole nazionali. Sappiamo che a Napoli il protocollo era molto, molto stringente. I calciatori potevano solo spostarsi da casa al training center, oppure in caso di trasferte avrebbero preso sempre voli privati. Adesso invece far rispettare le regole è molto difficile e il Napoli spera di non ritrovarsi dei casi di positività al Covid una volta tornati i calciatori da questa che sarà l'ultima sosta prima di marzo. Con questa notizia quindi abbiamo terminato qui, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata, arrivederci.